Carissimi fratelli e sorelle, la clientela mondiale di Padre Pio va spiegata, va capita, va compresa, va approfondita, perché riguarda una grande verità, non è un fenomeno qualsiasi. Come ha fatto quest'uomo ad entrare nel cuore di tanta gente? Ma non è questo il problema centrale. Il problema centrale e misterioso è come ha fatto tanta gente a poter entrare nel cuore unico di Padre Pio. Un cuore solo aveva, e questo è il mistero. C'è un criterio per capire questa verità, perché è una verità. Allora mi è venuto in mente un preciso passaggio della prima enciclica di San Giovanni Paolo II, appena fatto Papa, la cosiddetta Redemptor Hominis, il Redentore del mondo, dove parla molto della Madonna e si chiede com'è corredentrice del genere umano. Vuol dire che l'umanità l'ha fatta entrare nel suo cuore per offrirsi anche lei come vittima per l'umanità. Ma è possibile che in un cuore umano possa entrare tanta umanità? Paolo II, Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo I, risponde: ben possibile, perché Dio ha dilatato il cuore di Maria. Il cuore di Maria è un altro grande mistero. Noi non ci meravigliamo della redenzione del mondo di Gesù, perché Dio, e Dio è immenso, non ha misura in niente, ma Maria è creatura umana. È Padre Pio, è come noi. Allora, se Padre Pio si è offerto per l'umanità, vuol dire che ha avuto capacità di amare questa umanità contemporanea a lui. Perché l'umanità redenta da Gesù riguarda tutti i tempi, e lo stesso per la Madonna. Ma per Padre Pio, almeno l'umanità contemporanea a lui, tutta nel suo cuore. Questo è il mistero grande, questa è la grandezza sconfinata di questo gigante di santità che è Padre Pio da Pietrelcina. E quindi da questo fuoco di amore tutta l'adorazione di se stesso. E il Signore ci ha messo il sigillo su questa verità di amore, le stimmate di Padre Pio che parlano da sé. Ora, da questo dobbiamo capire anche qualche cosa, noi. E allora i papà, le mamme di famiglia, almeno offrirsi per i propri figli, e così i sacerdoti, i consacrati, per il popolo a lui affidato, e farlo con amore. Ma l'amore che aveva nel cuore Padre Pio è stato frutto della sua filiale devozione alla Madonna. La Madonna è la cosiddetta Mater Pulcri Amoris, del bello amore. Bello questo amore perché è un amore divino. Allora, come fioretto per domani, Signore, quella fornace di amore che stava nel cuore di Padre Pio, fa
che venga anche un po' in noi, almeno una scintilla di quel fuoco nel nostro cuore, per poterci dedicare agli altri, offrirci agli altri, soffrire per gli altri se necessità e se il caso lo richiede. E per i papà e le mamme di famiglia chiedere lo stesso alla Madonna: riempi il mio cuore di amore del figlio tuo per potermi offrire per la mia famiglia, per la santificazione dei miei figli e dei miei parenti e di tutti quelli con i quali ho le relazioni quotidiane. E che la Madonna esaudisca questo nostro buon desiderio. Sia lodato Gesù Cristo.